A Mucciateddu, già montagne e sciari, c'è lo paese di mei padri, antico. E Saracino è lo castello a pari, donne impittò a suo tempo lo nemico. Di Rustatuni una casuzza un pare, come si trasi pari in iconico. Come un mintaglio domina lo mare e Santo Emiliano scinna a pico. E c'è la pace santa e l'armonia, di la natura buona e c'è l'amore. E c'è Sagnavocuzzo, Chittalia, sta gente che con stento e con dolore corre ogni giorno all'antu, alla campia, e l'upanozzo bagna di sudore. Avete i piedi sul letto di un fiume. Questo è il torrente Crati, che durante il 1950 circa è stato coperto per rendere questo passaggio carrabile. In questa zona le donne di Crattari venivano a lavare e utilizzavano una sorta di cenere chiamata aliscia e poi andavano a stendere nella parte alta del paese. Questa parte antica era di fondazione un po' araba e questo quartiere, diciamo, ancora ha qualcosa di saraceno. Che cosa? Intanto delle case circolari che sono appunto poste sopra la roccia. La casa dei mille anni conserva ancora una caratteristica architettonica tipica del periodo di riferimento. Ogni primo giovedì del mese le donne di Crattari solevano mettere dietro la finestra una candela perché si dice che passassero le anime del purgatorio. Tant'è che questa processione venne chiamata processione in paradiso. Ci sono delle testimonianze che vedevano questa processione di spiriti che portavano nelle mani degli arti di scheletri, i famosi giuncuna. Queste anime scomparivano come se si aprisse una strada verso il cielo. L'antica torre dell'orologio non è altro che una torre di avvistamento dell'antico castello. Ancora oggi, a mezzogiorno in punto e in diversi periodi della giornata, suona i famosi 100 colpi. Gli abitanti chiamano questo rintocco Ciccannino, dal nome di due fratelli, Ciccu e Nino, che solevano alzarsi presto per andare a lavorare nei campi e ancora oggi si dice ti susa Ciccannino. Perché è celebre il castello di Crattari? È celebre per la vicenda del vescovo di Cefalù, Nicolò de Burellis, che venne rinchiuso da Ventimiglia in questo castello e venne fatto morire appunto di stenti. Questa è la matrice vecchia ed era la chiesa dei Ventimiglia, che sono il baronato che per più tempo è stato a Crattari. Le tombe dietro sono due tombe in marmi mischi. Alla mia sinistra c'è quella di Maria Filangeri, che era moglie di Lorenzo Ventimiglia. Alla mia destra invece quella di Gaetano di Belmonte, che era invece il nipote. Questa zona si chiama La Scala perché si accedeva attraverso dei gradoni. Questo è, diciamo, una sorta di panorama, una terrazza sul mare. Secondo la leggenda, un contadino, quando si recava nelle campagne di San Giorgio, gli apparve appunto quest'angelo che gli diede questo cofanetto con delle sante reliquie. Lì poi fondarono questa chiesetta dove è presente un altare reliquiario sulla roccia. Qua c'è solo latte di stamattina e caglio. Questa è la cagliata. Cocca fratello, mangi tu un cicchettino a cadere. La rottura della cagliata si rompe solo con l'acqua calda. Si rompe tutto finché non diventa piccola. Di sotto c'è il formaggio già, e la tuma. E la parte liquida, questa qua poi viene cotta di nuovo. Ok, possiamo cominciare ad asciugare la tuma. Ci metto un po' d'acqua qua perché questa è solo pecora, come l'altro è molto grasso, quindi bisogna un po' diluirla. Questa qua è la tuma, diciamo è il secondo prodotto del latte, perché prima c'è la cagliata e poi viene la tuma.
Venendo qui a San Giorgio, la prima cosa che colpisce il visitatore è questo luogo fortemente solitario e questa abbazia che potrebbe sembrare abbandonata. Però vi è una storia particolarmente interessante e a volte misteriosa. Non è una semplice abbazia, è stata fondata nel 1140 dal duca Ruggero. Dopo la battaglia di Galluccio, il papa Innocenzo riconobbe Ruggero II come re del regno di Sicilia e quindi per suggellare questa pace venne idealizzata questa architettura. Addirittura alcuni pensano fu la prima dimora di cistercensi nel regno di Sicilia. Ci sono degli elementi tipici dell'abbazia dello stile normanno, anche delle caratteristiche del periodo arabo, un miscuglio anche di maestranze che lavoravano quasi contemporaneamente insieme alla basilica cattedrale di Cefalù. La basilica di Cefalù era, dal punto di vista morale, la prediletta di Ruggero. Queste strade erano molto battute da pellegrini medievali. Non sappiamo il motivo della distruzione dell'abbazia. San Giorgio e San Michele sono due santi cari ai Normanni. E sappiamo però che passò i Cavalieri di Malta e da lì per circa 6 secoli venne detenuta come commenda. Fino al 1811, anno in cui Napoleone abolì le commende, e venne venduta a un certo Pietro Cancilla, che acquistò il terreno e venne adibita questa come stalla. Qual è la tradizione orale? Si racconta che in questo monastero, che era annesso e completamente distrutto, venivano a studiare i figli dei ceti più abbienti. Un giorno, in pratica, un monaco chiese ad uno dei suoi allievi più belli una ciocca dei capelli della madre. E allora ha studiato di poter capitare alla madre. Dici, mi porti, dici, un poco di capelli di tua madre qua. E ci portò da Roccomore, quando ero, e portò. Portò queste cose, ma chi portò? La madre si confidò col marito e non inviò una ciocca di capelli, ma una ciocca di pelo di capra reciso dal suo tappeto. Ora si dice che un giorno, mentre questa donna batteva queste pelli, vide questo vello sfuggire dalle mani e volare in direzione dell'abbazia. I monaci facevano dei sortileggi per far andare in stato di ipnosi le donne per abusare di loro. Fu per questo che venne poi ucciso. E si chiama Roccomonaco, dai, beccate. Aveva ammazzato un monaco, perché un monaco voleva amare il suo piccioletto. Perché i monaci corruti hanno stato negati. Fino a qualche secolo fa, a San Giorgio vivevano dei branchi di lupi. Erano un problema per i gratteresi, perché ci mangiavano gli animali, non potevano allevare niente. A questo punto i gratteresi hanno escogitato un piano un po' curioso. Hanno creato una squadra con grossi tamburi. Suonando a ritmo continuato, facevano spaventare i lupi. E i lupi si spaventavano, uscivano. Allora nei passaggi si facevano trovare i cacciatori. Appena passavano, ci sparavano, lo ammazzavano praticamente. Questa suonata di tamburi si chiamava a toccata di lupi. Noi i maschi facevano una stasonata uguale a quella a toccata dei lupi di San Giorgio. Ora i maschi naturalmente non esistono più. I maschi erano i calzolai, i falegnami, i muratori e i fabbri. Sagnavo, tu sei il protettore di noi che travagliamo con grastento. San Giacomo per i gratteresi è più di un padrono. Per i gratteresi San Giacomo è quasi scolpito nel proprio cuore. 15 giorni prima della festa utilizzava esporre la bandiera di San Giacomo. In quei 15 giorni prima e 15 giorni dopo la gente non era più obbligata a pagare i propri debitori, in modo tale che potessero appunto svolgere la propria festa in maniera serena, in serenità.